Allora, Mangoni, ti voglio dire questo. Questa sera tu sicuramente non ti ricordi, ma cade una ricorrenza importante. Non la festa del papà, ma sei pazzesco, sei così grande che non te lo ricordi. No, che cosa? Il 40° anniversario dell'inizio della tua attività artistica, Mangoni! È vero, ma forte. È vero. Sei pazzesco. È vero, 40 anni fa, ma forte. Era il 19 marzo del 1970, è proprio in un teatrino qua. Sì, ero qui al mausoleo di Galla Placidia, l'avevano aperto. A Ravenna? L'avevi organizzato sì, lì lo spettacolo. È vero, è vero. Mi ha fatto una cosa. Avevi messo in scena il tuo spettacolo, il tuo primo spettacolo, sì. Palline. Palline. Madonna, guarda, solo a dire palline c'ho la pelle d'oca. E io c'ero e quel giorno ha segnato la mia vita, perché io ho deciso quel giorno di fondare gli Elio Storie Tese e poi insomma tutto è andato come ben sai. Ma spiegagli com'era questo spettacolo. Niente, coraggiosissimo. Praticamente io dal palco, io ero sul palco con tutte queste palline che avevo riempito con un mio liquido personale e lanciavo queste palline addosso al pubblico, queste palline così gli andavano un po' in faccia, si rompevano, chi mangiava, chi si spalmava sui capelli, però tutto ciò creava molta allegria e diciamo che sono stato un po' il precursore del facial. Non un po', sì. Mangoni, sei il precursore del facial. Sono il precursore. Un'idea che poi ti hanno scippato. È vero. Allora Mangoni, per festeggiare questa ricorrenza importante per noi e per tutta l'arte europea e mondiale, anche se non ti sia inculato nessuno, noi abbiamo pensato di dedicarti un pupurrì delle nostre canzoni che ti piacciono di più e lo suoniamo solo per te. Sì, è la canzone dell'amore che scaturisce dal mio cuore e la canterà la mamma dall'interno della sua capanna. La pena di morte per me non è giusta, la pena di morte per me è ingiusta, nonostante questo però vige. Sono pagano e adoro gli dei pagani, ma vivo nel presente, sogno di tornare nell'antichità per rivalutare la paganità. Sì, è la canzone complicata, resa facile e immediata, la versione per gli impediti che la suonano con meno diti. Bentornati i vostri, speriamo di sentirvi.
piove sempre più. Piange, piange, piange quell'uomo che caga nel cosmo. Scismi bellissimi dentro di me, cellule di materia in putrefazione. Sono scismi bellissimi dentro di me, sostanze tossiche diffuse per tutto il moderno scafandro. Sì, è la canzone intelligente farà cantar tutta la gente. Se non fosse che c'ha troppi accordi, li sapevi ma non ti ricordi. Una volta l'hai tirata giù, ma è da un po' che non la suoni più. Puoi inserirla nel tuo repertorio per la festa dell'oratorio. Attenzione, prego. Attenzione, prego. È stata rilevata la presenza di fuoco nell'edificio. Preghiamo di abbandonare l'edificio immediatamente, diciamo, attraverso l'uscita più vicina. È vero, noi siamo a posto perché abbiamo l'uscita qua, quindi per noi. Sì, è la canzone dell'amore che scaturisce dal mio cuore, e la canterebbe Michael Jackson se non fosse per il suo decesso. Perché questa è la lezione di Michael Jackson. Se hai paura del decesso, non fidarti del medico di Michael Jackson, che prescrive farmaci in eccesso. Se poi viene te li inietta, muori che nessuno se lo aspetta. Nonostante, ma poi chiudo, nonostante il rock, la noia prende sopravvento, che aveva sbadigliato di fatto. Non c'è stato neanche le norme antincendio. Che ora abbiamo fatto, Lorenzo? È il posto tipo dove mi immagino. Sarà mezzanotte? Tipo Macario. Penso proprio di non lo so, comunque credo proprio di forse. Mezzanotte e cinque. Io non ti preoccupare tanto, incomincio a gonfiare il sostituto.